E nello spirito della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, che lo ricordiamo sarà domani 2 aprile, vediamo le belle immagini girate dalla nostra Roberta Cannata che ci mostrano come la vita e la sua quotidianità possono essere anche di chi vive un problema di autismo. Se potessero raccontare il loro mondo, potremmo conoscere il mare di emozioni che c'è dentro. L'autismo, una condizione ancora misteriosa. A Spello, in Umbria, incontriamo Paola e suo figlio Marco in un centro riabilitativo che si occupa di persone autistiche e le loro famiglie. Ricevere la diagnosi di autismo è sempre un momento molto drammatico per una famiglia, come lo è stato per me, è crollato il mondo addosso, però poi sono riuscita a trovare la forza e il coraggio per reagire e per creare un progetto che è molto bello, che adesso andremo a vedere. Siamo nel laboratorio della carta, lui è il mio Marco, Marcolone, e nonostante tutte le sue difficoltà dovute all'autismo, Marco riesce in questo laboratorio. Questo è un laboratorio che anche nei casi dove la manualità e le attitudini dei ragazzi non sono il massimo, possono riuscire a compiere e ad ottenere dei risultati importanti. Qui insegnate a lavorare ed essere autonomi. Sì, i ragazzi adesso in questo momento stanno sistemando la sala, stanno sparecchiando e questo serve a loro appunto ad essere più autonomi in casa, ma soprattutto in vista di un inserimento lavorativo nell'immediato futuro. Fattoria sociale e orto hanno un potere terapeutico. Sono importanti per dare un senso alla vita di questi ragazzi attraverso la cura degli animali, la cura del verde. E la piantagione, la raccolta dei prodotti, per loro è diventato un vero lavoro, perché sono diventati soci di una cooperativa agricola sociale di tipo B. Paola, cosa diresti ai genitori come te? Che è difficile ma non impossibile. Date un'opportunità ai vostri ragazzi e vi stupiranno con tutto quello che riusciranno a tirar fuori.